Cosa si aspetta il giudizio da Bruxelles sulla manovra? È una manovra seria, responsabile, che individua le esigenze vere del paese, dà una risposta all'emergenza del caro energia, andando incontro ai problemi delle famiglie e delle imprese e con una serie di interventi guarda alle fasce più deboli e più in difficoltà. Quindi mi sembra una manovra seria, di prospettiva, perché individua anche su alcuni temi un progetto di governo, di legislatura, ma soprattutto responsabile. Quindi mi aspetto un giudizio positivo. Per quanto riguarda invece gli imprenditori, come hanno detto diretti, ci saranno insomma in qualche modo leggi anche europee a sostegno di questi? Ma noi abbiamo bisogno di un coordinamento a livello europeo e di un governo che sia in grado, in raccordo con le organizzazioni di categoria, di difendere gli interessi del nostro paese, non come semplice slogan o polemica politica di cui non abbiamo bisogno, ma come strumento di collaborazione e confronto con la Commissione europea per difendere le specificità e le peculiarità del nostro sistema produttivo, che nel campo agricolo rappresenta certamente un'eccellenza a livello mondiale. Ministro, sul PNRR ci sono ancora grosse difficoltà di attuazione. Quali sono i principali nodi che dovete Ma affrontare? come sapete siamo al lavoro da un mese, questo mi sembra opportuno sottolinearlo. Abbiamo individuato un metodo di lavoro, il Presidente Meloni ha convocato la cabina di regia, da lì sono scaturiti una serie di incontri settoriali con tutti i ministeri, con le regioni, con i comuni, ma anche e soprattutto con le organizzazioni di categoria, con le parti sociali. Stiamo monitorando dal punto di vista tecnico, nei prossimi giorni, quando completeremo questa fase di monitoraggio, parleranno poi i numeri, le situazioni e quindi nel confronto con la Commissione europea individueremo eventuali modifiche che devono essere portate avanti. Ma c'è un regolamento europeo che prevede il meccanismo di attuazione di questo e quindi valuteremo in modo opportuno, sulla base di due dati oggettivi che accompagnano questa riflessione, non solamente in Italia, ma a livello europeo in molti altri paesi. Il PNRR è stato programmato per dare una risposta alla pandemia e quindi è precedente allo scoppio della guerra e non ha in sé una serie di sensibilità su questi temi e in secondo luogo, come è noto, le conseguenze della guerra a partire dall'aumento del costo delle materie prime rappresentano un problema che va calato all'interno del PNRR insieme ad una nuova programmazione molto importante che è il REPowerEU sul tema dell'approvvigionamento strategico energetico, che è uno strumento che va inserito con il PNRR ed è uno strumento sul quale il Parlamento europeo si è appena espresso. A dicembre-gennaio si completerà quest'iter e sarà un altro strumento sul quale ci confronteremo integrandolo rispetto alla programmazione precedente del PNRR.